Ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV. Do subito il benvenuto a Gianluca Codognone, Managing Director Best Inver. Buon pomeriggio, grazie per essere in nostra compagnia. Gianluca, bentornato sulle Fonti. Buon pomeriggio. Allora iniziamo, visto che siamo verso la chiusura, poi in quest'ultimo istante stiamo notando un recupero anche se lieve da parte di Piazza Affari, cede soltanto lo 0,2%. Stamattina abbiamo visto invece il rendimento del BTP decennale toccare il 2%. Ti chiedo, ecco, come bisogna interpretare queste dinamiche legate all'equity e nel frattempo in concomitanza del comparto obbligazionario, cioè vendite per quanto concerne entrambi diciamo i comparti? Ma guarda, al di là di quello che succede giorno per giorno, che è un po' difficile da chiamare perché c'è di mezzo anche il problema ucraino, direi che nell'ultimo periodo i tassi sono saliti in risposta alle aspettative di inflazione e diciamo l'equity ha corretto un po' più in America che in Europa, diciamo, perché soprattutto la parte tecnologica che sembra scontare, diciamo, minor crescita futura. E diciamo che però ci sono alcune cose che si fa fatica a capire tra i vari mercati, nel senso che dalle curve che vengono fuori dagli swaps o dagli zero coupon, l'inflazione di un certo tipo viene fuori, diciamo, anche a 2 o 5 anni out, e l'equity dall'altra parte non sembra essere per niente preoccupata per adesso, perché anche comunque la correzione che c'è stata da livelli molto alti anche di valutazione, quindi diciamo che è un po' tutto sospeso in attesa di giudizio, e per cui vediamo delle giornate al netto del problema ucraino, diciamo sideways, come diciamo noi, no? Nel senso non hanno una grande direzione. Poi sui singoli mercati ci possono essere temi specifici come quelli che abbiamo visto in Italia sulle banche, per esempio su Biper e Carige, diciamo la rumoreggiata OPA che poi non c'è stata dopo il weekend sulla Banca Popolare di Milano, però diciamo è tutto abbastanza congelato sull'equity, sui bonds molto meno. No, assolutamente sì, movimenti laterali, in effetti non si capisce bene quale esattamente sia la direzione al ribasso, al rialzo. Voi rimanete ribassisti sull'equity, Gianluca? Perché alla fine è accaduto come dicevi, effettivamente è arrivata una correzione piuttosto importante, si cerca di uscire e si è uscito da gran parte ovviamente da questa correzione, però il mercato rimane senza direzione per il momento. Stiamo parlando dell'equity. Sì, diciamo che allora sull'equity, anche dalle ultime volte che abbiamo parlato qualche mese fa, guardando l'Eurostox, così non diciamo il mercato è rimasto in un box diciamo intorno al 5-6%, no? Adesso è nella parte bassa di questo trading range, ma in effetti dopo aver fatto il massimo più o meno, sto guardando mentre lo dico, dopo aver fatto l'Eurostox, dopo aver fatto il massimo a novembre, quando appunto avevamo parlato, se non mi ricordo male, da lì, da questo massimo è sceso un 5% circa, ma si è mosso sempre dentro questa fascia del 5%, cioè con un po' di volatilità, ma poi neanche più di tanto, quindi siamo fermi, diciamo così, non è che io avessi ragione o qualcun altro torto. Secondo me si giocherà molto invece su quest'anno, bisognerà vedere un po' cosa succede, soprattutto la dinamica degli utili aziendali, perché è abbastanza evidente che almeno sulle aziende industriali, alcune aziende industriali, ci saranno pressioni che derivano dal fatto che i costi, c'è stata cost inflation e non tutti hanno pricing power, e quindi lì bisognerà vedere un po' cosa succede. Dall'altra parte anche il livello generale di inflazione schiaccia i salari reali, che non stanno, almeno in Europa, mentre in America abbiamo visto hourly wages salire del 5,5-5,7, anche in presenza di un'inflazione al 7, diciamo l'effetto di decrescita dei salari reali è
un po' più contenuto, in Europa i salari reali proprio, cioè, i salari nominali proprio non seguono in questo momento. L'Europa ha un'inflazione intorno al 5 in questo momento. Assolutamente sì, leggermente al di sopra. Lì bisognerà vedere cosa succede, perché delle due l'una, o seguono le wages o e quindi l'inflazione si innesca in quel specie di circolo, no? Per cui salgono le wages, salgono i prezzi, salgono le wages, eccetera, eccetera. Oppure, se non salgono wages, i salari nominali, il potere d'acquisto delle persone diminuisce, e quindi rallenta la crescita del PIL. Ecco, secondo me le banche centrali si sono messe in un brutto box, scontando un po', secondo me, il peccato originale di non avere stimolato abbastanza quando l'inflazione era stata in undershooting. Non so se ti ricordi, ma per qualche anno, certo, noi abbiamo avuto l'inflazione sotto l'1 e magari lì era il momento di forzare un po' la mano. Adesso che hanno l'inflazione che è scappata via, hanno paura di risbagliare reagendo troppo presto. Secondo me, invece così fanno due errori invece di uno. Infatti, in termini di banche centrali, abbiamo visto l'intervista di Isabel Schnabel a Financial Times, che ha detto in maniera molto chiara che non si possono ignorare gli aumenti dei prezzi, specie delle case, e da non dimenticare che stasera invece ci sono... Scusami se ti interrompo, non si possono ignorare, ma di fatto li ignorano. Sì, in effetti assolutamente sì. Infatti stavo per chiederti se a tuo avviso, come dire, sono in deciso ritardo in termini di una reazione, sì, di tassi di interesse. No, certo, le banche centrali sono tutte in ritardo, non è che sono behind the curve, sono a lot behind the curve, sia l'ECB che la Fed. Ripeto, secondo me, per questa specie di peccato originale di non avere magari... fatto di più nei momenti in cui l'inflazione era in undershooting. Poi io sono uno di quelli che pensa che non è che la leva della politica monetaria possa fare più di tanto, per cui casomai anche in quel caso là doveva pensarci la politica fiscale. Però vabbè, lì entriamo in una specie di dibattito accademico che magari è un po' noioso. Allora, intanto ti chiedo, dopo le dichiarazioni di James Bullard, decisamente falco, che sostiene un rialzo del 1% entro luglio, che sicuramente è un approccio abbastanza aggressivo, che dovrebbe dire due rialzi da 50 punti base, stasera le minute della Fed alle 20 ore italiane, giustamente ti chiedo se ti aspetti qualche altro falco a parte James Bullard, e ti devo anche confessare che da ciò che sentiamo noi quotidianamente in diretta c'è un po' una discrepanza tra il parere dei market participants in termini di inflazione e il parere degli economisti. Partiamo innanzitutto dalle tue aspettative delle minute e poi parliamo di questa discrepanza. Ma innanzitutto, al di là di quello che dice James Ballard, la curva dei futures americana sconta praticamente un punto di rialzo dei tassi per giugno, okay? Per cui, al di là di quello che dice lui, il mercato è posizionato così sui bonds. Io faccio molta fatica, pur parlando tutti i giorni con i clienti, a capire che cosa ha dentro l'equity invece, perché in teoria la teoria direbbe che se il bond market è lì, anche l'equity lo sa, e quindi è tutto nei prezzi. La pratica è un po' più difficile da dirtela, e a me sembra che anche la reazione che vedo nel mercato quando scende è che ci sia ancora tanta mentalità di buy the dip, quindi che il mercato equity non sia proprio posizionato per, diciamo, un rallentamento della crescita, un rialzo dei tassi, vedila come vuoi tu. Però, ma guarda, un momento abbastanza confuso, secondo me più le banche centrali aspettano, più poi dovranno corrergli dietro più velocemente, per cui non so, io sono abbastanza dalla parte di Ballard. Ok, quindi diciamo è ragionevole avere una reazione abbastanza aggressiva per calmare un pochettino la situazione. Più che altro per far vedere che si sono accorti che è successo sull'inflazione nell'ultimo periodo tutto quello che loro non volevano che succedesse, quindi le banche centrali. Quindi se succede quella roba lì devi reagire,
Cioè, non è che siccome hai sbagliato 3 anni fa sull'undershooting, adesso risbagli sull'overshooting. Per cui io farei così, ma fortunatamente non faccio il banchiere centrale. In effetti, in questo momento credo che la parola corretta sia fortunatamente. Intanto volevo semplicemente focalizzarmi su alcuni dei dossier sul tavolo del governo, molto interessanti. No, volevo dire una cosa, scusa, vai. Perché magari poi così. Cioè, qui il problema che abbiamo non è che l'inflazione sia lì dov'è, piuttosto che i mercati siano lì dove sono. Il problema che abbiamo è che l'unica cosa che è incoerente con tutto quello che è largamente incoerente con tutto quello che abbiamo è che noi abbiamo questa situazione con i tassi ancora a zero a breve. Cioè, questo è incoerente. Non è che non si possa accettare l'inflazione, cioè, ma quello che è sbagliato sono i tassi a breve, no, ovviamente. E perché infatti si appiattiscono le curve, perché i tassi di mercato a breve salgono, ma comunque c'è una certa incrollabile fiducia che l'inflazione riscenderà, no? Però in tutto questo io non capisco la funzione di risposta delle banche centrali, cioè quando è che devono salire i tassi? Cioè neanche quando l'inflazione è al 7? Poi, cioè, è ovvio che poi tu devi inventarti la qualsiasi quando l'inflazione riscenderà, ma se l'economia ristagna, cioè è questo che io non capisco dall'inizio. Ecco, volevo solo precisare questa, cioè i livelli sono sbagliati secondo me. No, assolutamente no, è un ragionamento piuttosto logico a questo punto. Con un'inflazione superiore al 7%, abbiamo visto poi anche ieri i prezzi alla produzione sui massimi ormai da 40 anni. Abbiamo qualche minuto, grande interesse da parte dei nostri telespettatori per quanto concerne appunto il comparto bancario e non solo. La partita team KKR estremamente interessante, per il momento non accade, però dal vostro report che ho avuto modo di leggere da fonti stampa ho visto che avete confermato il rating buy e target price in revisione. Potresti spiegarci il perché su team? Ma fondamentalmente, allora, diciamo, il settore della telefonia in Italia ha avuto finora un andamento del pricing dei servizi eccetera che è stato molto favorevole al consumatore. In questo momento in Italia le linee in fibra hanno un prezzo mensile che è la metà di paesi come, cioè, i famosi 25 euro che si pagano, no, più o meno da tutti gli operatori per avere una linea a 1 giga. È la metà di quello che si paga in UK eccetera, e non a caso la penetrazione dell'internet ad alta velocità in Italia è bassa, perché fino adesso con questo tipo di pricing gli investimenti ovviamente sono stati più bassi, e è dovuto intervenire il governo Renzi con Open Fiber per spingere le cablature. Io credo che questa cosa sia insostenibile, credo che debba esserci un environment di prezzo un po' più costruttivo, perché altrimenti poi non ci si può lamentare che gli operatori non investano, e credo che anche in quel senso vada il tentativo che ha fatto Iliad di comprare Vodafone Italia, cioè di levare di mezzo un operatore e passare da 4 a 3, che è una cosa che l'Unione Europea ha sempre osteggiato, ma che secondo me a questo punto non osteggerà più. Detto questo, in Telecom Italia poi c'è una specifica storia, che è quella di dare, diciamo, di break-upare la società, che lo faccia KKR o che lo faccia cioè per noi abbiamo sempre visto l'OPA di KKR eventuale come noise, nel senso che serviva per fare diciamo maturare un catalyst che era quello del break up della società, ma onestamente se la società viene break upata dal management o da KKR ce ne importa assai poco. Quindi però è un'opportunità persa o meno? Vedo team a 0,41, l'offerta KKR 0,505. Adesso siccome anche il processo di break up e quindi di, diciamo, value enhancement dura un po' di tempo, non è che ti puoi aspettare che appena uno lo dica succede che il prezzo sale. Dall'altra parte, l'OPA di KKR, diciamo, il titolo quando KKR ha annunciato l'intenzione di fare un'OPA non aggressiva stava a 36, mi pare.
L'OPA sarebbe a 50, sta a 41, 42, si è messo a metà tra il prezzo preannuncio e il prezzo dopo. Ovviamente il mercato pensa che l'OPA di KKR abbia solo il 50% di possibilità di succedere, perché come si può immaginare è una cosa che ha bisogno del consenso politico, del management, eccetera eccetera. Però a questo punto per noi è anche abbastanza noise, nel senso che siccome poi quello che voleva fare KKR è stato poi accettato dal management nuovo di Telecom Italia, cioè dalla Briola e il nuovo staff, che hanno presenteranno un piano, da quello che abbiamo visto sulla stampa, che è fondamentalmente lo stesso di KKR. A sto punto, che ci sia l'OPA o meno, non è che rilevi molto ai nostri fini, cioè si fanno tutti e due le stesse cose. Allora, quindi per il momento però comunque il prezzo rimane abbondantemente al di sotto della proposta, e quindi sicuramente... Beh, perché la proposta non c'è. Sì, cioè, c'è l'intenzione, hai ragione. No, hai ragione. Puoi usare la parola proposta forse nella, diciamo, la parola proprio più adatta. Nel frattempo risico bancario, molto interessante. Abbiamo visto Bper Carige al via, l'80% ovviamente soltanto per ora. Nel frattempo sembra che invece l'OPA su Banco BPM da parte di Unicredit in stand-by, e ti chiedo un parere sul comparto bancario. Non posso proprio non farlo, per il semplice fatto che le banche hanno performato estremamente bene da inizio mese, e mi chiedo, anche perché c'è tanto interesse da parte dei nostri telespettatori, come comportarsi e se secondo te queste fusioni, merger acquisition, sono importanti per rendere, diciamo, le banche italiane un po' più competitive anche a livello europeo. Sì, allora, che in Italia si vada verso una concentrazione del settore è inevitabile, direi. Che poi questo succeda perché l'Unicredit compra Banco Popolare di Milano, piuttosto che Banco Popolare di Milano entri in una combinazione con un'altra banca che più piccola e facciano il famoso terzo polo bancario, piuttosto che vengono acquisite le varie casse piccole, di banche piccole, private, casse di risparmio, eccetera eccetera, non è che sia molto importante. Ai sensi di quello che invece c'è di quotato, diciamo, no? Che abbiamo visto qui, c'è stata questa notizia che si è diffusa la settimana scorsa, che ci sarebbe stata un'intenzione di fare un'OPA da parte dell'Unicredito, è uscito su un giornale poi, però poi mi pare che questa cosa qua l'Unicredito non l'abbia smentita ma neanche confermata, quindi siamo un po' tutti sospesi. No, infatti il Messaggero è sempre stato bravo a cogliere gli scoop, specie sul comparto bancario. Questa volta per il momento sembra che non abbia azzeccato, però abbiamo visto Monte dei Paschi cambiare il CEO per questo motivo, e cioè perché non erano contenti ovviamente dal fatto che il matrimonio tra virgolette era saltato, e dunque il governo sostiene fortemente, diciamo, questa operazione di fusione. È inevitabile, questo intendo dire chiederti. Parli di Monte Paschi adesso? Non Popolare? No, in generale, se vogliamo dire Monte dei Paschi, quello sì, BPM. Quello sì, poi chi con chi non ti saprei, cioè veramente non saprei dire, cioè nel senso che anche noi quando scriviamo quali sono gli scenari, ma non è che abbiamo una particolare opinione. Una cosa è sicura, che l'Unicredito e il Banco, questo si può dire perché tanto Unicredito e Banco Popolare di Milano in questo momento trattano quasi allo stesso multiplo, che è 0,5 il book. Francamente noi non vediamo l'Unicredito pagare un premio su, in caso di un'offerta share for share, un premio esorbitante con le sue azioni, visto che le sue azioni in azioni per le azioni del Popolare Milano, perché sono allo stesso multiplo, e darebbe un segnale al mercato, il management dell'Unicredito, che è contento così con quella valutazione della sua carta, che è già pronta a essere una specie di valuta da usare per fare acquisizione e pagare gli altri a premio. Questo secondo me non succederà. E forse un po', cioè in questo senso, se fossi un azionista di Unicredito non sarei contentissimo che Unicredito paga in azioni sue a 0,5 il book, un'altra banca a 0,8 il book. Ecco. Ok, perfetto, quindi sono sicura che avremo modo di riaggiornarci sul, diciamo,
sul comparto bancario estremamente interessante. Grazie mille Gianluca Codagnone, Managing Director Bestinver. Grazie per essere stato con noi, alla prossima, nel frattempo buon lavoro. Ciao, grazie mille, buona serata a tutti.